fare una manifestazione di rabbia. Abbiamo scelto di fare un manifestiamoci, dove spiegheremo quello che è successo finora e se tutto va e riusciamo a farlo andare nel verso giusto, ciò che è ancora possibile. Sarà anche per il freddo che c'è, per il vento che c'è, assomiglierà un po' a quello che succede ormai da due inverni, quando le persone escono dal loro caldo a casa e si ritrovano nel vento, e si ritrovano nel freddo, e si ritrovano a salire su un elicottero o su un'ambulanza. Non c'è tempo migliore per capire cosa sta veramente succedendo. Per le persone che mi conoscono deve essere probabilmente la prima volta che mi vedono leggere. Allora vi rassicuro assolutamente, non sto leggendo perché ho paura d'essere querelato. Sto leggendo le cose che devo ricordarmi di non dire. Allora, da questo momento non ci nomineremo più parto per fiemme, perché questa sera, e ormai da tempo, noi stiamo veramente facendo tutto il necessario per cercare di dare voce a tutte le associazioni, a tutte le strutture private, pubbliche, in alcuni casi e molto spesso a quelli che lavorano all'interno di questo ospedale, che non hanno il diritto di parlare, per contratto non possono parlare. Ogni volta che abbiamo ricevuto un'informazione, per rispetto vostro l'abbiamo sempre verificata e poi ve l'abbiamo trasmessa. Questa sera faremo esattamente la stessa cosa. Per cominciare, è stata scritta un paio di giorni fa una bellissima lettera. La persona che l'ha scritta non è presente, è partito a Monaco poco fa, ma c'è suo figlio. E questa cosa ci sembrava ancora più bella, perché adesso stiamo per dare la parola ad un giovane ragazzo che, se tutto va bene, potrà ancora appoggiarsi su questo ospedale. Quello che dirà è la parola di un padre, e da lì partiremo per capire un po' quello che sta succedendo e come possiamo risolverlo. Buonasera a tutti, vi leggerò la lettera di mio padre. Sono nato a Cavalese, all'ospedale di Cavalese. Quando ero piccolo, mamma mi raccontava che erano passati appena pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo reparto di ostetricia e ginecologia. Non avevano neanche ancora finito del tutto i lavori, ma per lei, mi diceva, era stato importante trovarsi lì fra persone conosciute e con l'ostetrica che aveva avuto vicino per tutta la gravidanza. Ho poi studiato medicina veterinaria lontano da casa, in una grande città, ma poi qui sono tornato e anche a fronte di chi mi diceva che con il mio lavoro fra i montanari sarei morto di fame. E anche i miei figli sono nati all'ospedale di Cavalese, anche se mezzi e conoscenze mi avrebbero permesso altre scelte e altri luoghi. Tutto questo perché sono fermamente convinto che la nascita sia un evento che crea un legame unico ed indissolubile con il luogo dove avviene. E io amo questa valle e questa terra, che sono la mia casa. Resto sbigottito nel vedere e sentire con quanta freddezza e calcolo vengono liquidate tante problematiche legate a questo ospedale e alla sanità delle aree montanare. Resto amareggiato per come vengono volutamente taciute quelle tematiche che, seppur non strettamente economiche o sanitarie, hanno un loro importante peso. Quando tuo figlio sta per nascere, o quando hai una persona cara in ospedale che sta male, ogni minuto, ogni secondo è prezioso. Uno stop o un semaforo troppo lungo sono già sufficienti ad aprire le porte dello sconforto e della paura. E che tristezza quando gli impegni di lavoro ti sottraggono anche solo pochi minuti alla visita di tua moglie, a tuo figlio appena nato, alla mamma. Ah, come
Valutare l'importanza di una pacca sulla spalla di un amico che lascia un attimo il lavoro per venire a congratularsi con te e a farti sapere che per quanto tu sia preoccupato per il futuro, lui ci sarà. Un'ora e mezzo in macchina per andare e altrettante per tornare. Sono ore sofferte, sottratte alla tua vita, agli affetti, al lavoro. Sono 3 ore di solitudine e di pensieri, di amici assenti, di spese in più da affrontare per il viaggio, per la babysitter che accudisce gli altri figli, per il sostituto al lavoro. Ci sarebbero anche tante cose, ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma qui mi fermo perché credo di aver già spiegato a sufficienza ciò che sento e ciò che provo. Auguro a politici ed amministratori capacità e tempo per riflettere e capire a fondo quanto questo modo di gestire sanità e sentimenti sia insensato e socialmente ingiusto. Risparmiare e razionalizzare non devono essere motivi di disparità nell'accesso ai servizi che con le tasse di tutti noi vengono pagati. È il nostro vivere, sentire, lavorare. Qui sui monti non ci rende meno importanti di chi vive in città. Dottor Giovanni Bucci. Allora ecco, una delle cose che è successa è proprio questa. Si è rotto volontariamente il rapporto che c'era di collaborazione fra la città e le valli. L'avete sentito nei primi mesi, ancora due anni e mezzo fa. Tutti quelli che sparavano contro di noi perché vogliamo partorire sotto casa, perché è troppo comodo. Persone che ci dicevano, voi volete un ospedale completo perché pensate che la provincia sia un bancomat. O persone ancora che non capivano semplicemente che la nostra scelta di vivere nelle valli è una scelta di ritrovare tutti i giorni quella quantità di solidarietà necessaria per sentire che siamo vivi, che stiamo bene. In città questa cosa non succede. Se voi guardate quello che sta succedendo a Trento, assomiglia sempre più a Milano, a una Roma, e un po' alla volta vogliono, con queste strategie, portarci a far sì che anche le valli diventino come Trento. Cioè che ci si ritrovi un po' alla volta a essere sempre più arrabbiati, a essere sempre meno sicuri, a trovarsi in quella difficoltà che tutti i giorni effettivamente incontri quando tu esci di casa a Trento. C'è stato un episodio terribile, terribile. In una riunione a porte chiuse, il 16 di gennaio, una delle nostre ostetiche migliori è stata accusata di non saper far nascere un bambino davanti a tutte quante le autorità presenti che non potevano sapere che non fosse vero, perché si stavano appoggiando sulle parole del direttore sanitario, dottor Bordone, che quando ha detto questa cosa in risposta ad una giustissima affermazione di uno dei nostri sindaci, che ha detto ma ci spieghi come mai 20 giorni fa l'elicottero non ha potuto volare nell'unico giorno nel quale stava nevicando? E lui ha risposto: non parlatemi dell'elicottero. Ditemi invece, vi sembra normale che se non fosse arrivato con l'auto medica, un'ostetrica da Trento, qui, quella che stava facendo partorire questa donna, qui, non ci sarebbe riuscita perché sono 6 mesi che non vede un bimbo? Siamo andati a verificare nel dettaglio e abbiamo visto il report di quella notte. L'ostetrica, che non nomineremo, ma molti di voi sanno chi è una delle migliori che abbiamo, in assoluto, perché è un'ostetrica di montagna. Quell'ostetrica non solo ha fatto partorire perfettamente questa donna, non solo l'ha accompagnata, come sapete, qui funziona e succede, e non dico succedeva, succede, perché non dobbiamo incominciare a parlare al passato, non solo, ma semplicemente si è fatta aiutare negli ultimi 2-3 punti di sutura per poter star vicino giustamente al neonato e alla bimba, si è fatta aiutare dall'equipe di Trento. Tutto qua. E poi? E poi una volta che la persona che dovrebbe proteggere il personale, la persona che dovrebbe essere referente per noi, al quale dobbiamo rivolgerci per essere sicuro che dica la verità, il dottor Bordone, direttore sanitario, una volta che ha insultato questa
nostra ostetrica e amica, ha tolto gli occhi dalle essenziali, li ha fatti togliere. Ha detto: domandatevi come mai una persona non riesce più a far nascere un bimbo. Ecco, una volta che abbiamo verificato questa cosa, è successo l'inevitabile. Cioè, 25 giorni dopo, un altro bimbo è nato in piena notte. La stessa ostetrica, una volta che l'elicottero è arrivato con l'equipaggio, ha chiesto semplicemente alla mamma che stava per partorire se voleva andare a Trento. E lei, con molta convinzione, col carattere che è proprio di questa donna, ha detto: io partorisco qui, dovete portarmi giù di forza. E allora l'ostetrica ha domandato con fermezza all'equipaggio, cioè al medico, all'ostetrica, a tutte le persone a Trento, di uscire da quella stanza. Ha fatto tutto da A a Z. Ha fatto tutto da A a Z, tutto il necessario. E come sempre, le cose sono andate benissimo prima, durante il parto e dopo. Certo è che non è bello sentirsi dire che non possiamo entrare in una stanza, non è bello neanche per le persone che salgono da Trento sentirsi male in questo posto, ma all'inizio c'era questa accusa infondata del dottore. Ecco, uno dice: è morta lì? È finita? No. No. No, perché quando c'è stato il parto a bordo strada, quello ai trampolini, c'era il tempo di arrivare fino a Cavalese. Si poteva fare. Ma l'ostetrica che è salita da Trento, sapendo che ormai qui eravamo ai ferri corti, che ormai qui era difficile poter parlare con le, collaborare con le altre persone, perché ormai qui da Trento ci vedono male e viceversa, facciamo fatica a collaborare, ha detto: no, non si va a Cavalese. Questa donna partorisce qui, a bordo strada, su un parcheggio. Occhio, attenzione, perché allora, capite quanto siamo stati corretti e continueremo a esserlo. Non ci interessano le minacce di querela, a noi interessano i fatti. Noi domandiamo a un direttore sanitario non solo di dire la verità, ma di unire tutte le sue truppe affinché noi si sia sicuri. Noi facciamo il nostro lavoro, noi siamo uno dei polmoni finanziari del Trentino. Lui faccia il suo e lo faccia bene. In questi giorni sono arrivate molte testimonianze, le abbiamo verificate tutte, ma veramente situazione per situazione. In questo caso la persona voleva rimanere anonima e quindi noi, una delle volontarie delle associazioni, verrà qui per poterla raccontare. Quello che stiamo facendo ancora una volta non è per far paura a quelle che potrebbero eventualmente avere bisogno di cure, no, è semplicemente perché si capisca, perché qui in questa folla c'è una parte di persone che hanno vissuto queste cose negli ultimi mesi e una parte di persone che ne hanno sentito parlare ma solamente vagamente. Ecco, senza nessuna correzione vi leggiamo ciò che è la testimonianza di questa persona. Sono la mamma di un bimbo nato fuori orario all'ospedale di Cavalese e vi racconto la mia esperienza. Ho seguito il percorso nascita con l'ostetrica e la mia gravidanza è andata benissimo, ma man mano che si avvicinava la data presunta del parto, cresceva in me la paura di non riuscire a partorire a Cavalese. Io non volevo assolutamente andare a Trento. Avevo sentito molte storie di mamme che non si erano trovate bene e poi volevo che mio figlio nascesse nella nostra valle, nel nostro ospedale, dove siamo nati anch'io e suo padre. Ogni volta che di notte sentivo passare l'elicottero, pensavo che poteva essere una mamma e che sarebbe potuto accadere anche a me. Ogni elicottero che passava, l'angoscia cresceva. La sera del 29 luglio mi sentivo un po' di mal di pancia. Non mi si erano rotte le acque ed essendo il mio primo figlio non avevo idea di cosa aspettarmi.
Con il mio compagno abbiamo deciso di andare in reparto per farmi visitare dall'ostetrica e poi decidere cosa fare. La nostra idea era di andare all'ospedale di Vipiteno, se succedeva di notte o nel weekend, perché di Trento non ne volevo proprio sapere. Era venerdì sera, ero agitata perché avevo paura di dover andare a partorire lontano da casa ed ero anche arrabbiata per tutta questa situazione. L'evento più bello della tua vita te lo fanno vivere malissimo. Sono arrivata in reparto verso le 21 e intanto che l'ostetrica mi visitava io continuavo a dirle che non volevo andare a Trento e tantomeno con l'elicottero. Lei è stata gentilissima e molto sensibile e mi ha comunicato che potevo stare tranquilla e spingere perché ormai non ero più trasferibile visto che si vedeva già la testa del piccolo. Mi ha spiegato che l'elicottero dovevano chiamarlo lo stesso per prassi e intanto che mi guidava nel parto io continuavo a dirle che non volevo andare a Trento. A un certo punto il medico del pronto soccorso ci ha comunicato che l'elicottero arrivava a lì a mezz'ora perché era impegnato in un altro intervento. L'ostetrica continuava a dirmi di stare tranquilla, ma il mio pensiero era sempre quello di essere portata a Trento e la paura cresceva. Appena il medico è venuto a dirci che l'elicottero è atterrato, io non ho più ascoltato l'ostetrica e ho spinto fino a quando non ho sentito il pianto di mio figlio. È nato alle 22. Nel frattempo in sala parto sono entrati diversi membri dell'equipaggio dell'elicottero. Ricordo che ho pensato che per loro era come andare al mercato mentre io stavo partorendo mio figlio. Quella sera in reparto c'era un neonatologo che visitava un altro bimbo ed ha aspettato la nascita del nostro visto che essendo fuori orario non c'era il pediatra. Mentre il dottore visitava il mio piccolo e spiegava la situazione al mio compagno, io ero in sala parto pressata dall'anestesista che intanto che mi ricucivano mi elencava tutti gli scenari più catastrofici possibili se decidevo di restare a Cavalese. Io logicamente in quel momento non riuscivo a capire molto ed il mio pensiero era mio figlio che l'avevo visto solo l'attimo in cui me l'avevano appoggiato sul petto prima che il dottore lo tirasse via. Purtroppo il mio piccolo faceva un po' fatica a respirare ed il neonatologo ci ha detto che senza pediatra Cavalese non lo lasciava e ha deciso di portarlo a Trento. Così la nostra decisione è stata quella di andare a Trento tutti assieme, visto che comunque portavano giù il nostro piccolo e tutto perché a Cavalese non c'era il pediatra. Io sono stata caricata nell'elicottero insieme all'altro bimbo, visto che prima del mio dal neonatologo. Mio figlio invece è stato trasferito con l'ambulanza nella culla termica e il mio compagno in auto dietro l'ambulanza. La mamma del bimbo trasferito con me è stata trasferita il giorno dopo. Non mi hanno lasciato andare con l'ambulanza insieme a mio figlio perché non ci stavo. Arrivati a Trento, sono stata portata in sala parto e mio figlio in terapia intensiva neonatale per quella notte. Non l'abbiamo più visto e ha avuto sue notizie fino alle 4 del mattino quando l'ostetrica, su nostra richiesta, ci ha gentilmente accompagnato a vederlo. Sono stata poi trasferita in camera ed il mio compagno è finalmente potuto tornare a casa a riposarsi. Il giorno dopo abbiamo potuto riabbracciare nostro figlio. Diverse persone, tra infermiere ed ostetriche, ci hanno chiesto come mai fossimo stati trasferiti a Trento per il piccolo problema che aveva nel respiro nostro figlio e non si capacitavano che a Cavalese non ci fosse il pediatra 24 ore su 24, creando quindi questi disagi. Devo dire che il personale sanitario ci ha seguito abbastanza bene. Ma noi siamo stati fortunati perché non c'erano molte mamme nel reparto in quel periodo. Devo però far presente la pulizia che nel reparto lasciava molto a desiderare. Nei 3 giorni della mia permanenza sono passati una sola volta a pulire, nonostante le nostre sollecitazioni. In camera non avevamo neanche un bidet. Per fortuna eravamo 3 ragazze della valle, quindi insieme, e quindi cercavamo di tenere il bagno pulito. Volevo sottolineare poi il disagio causato al papà, su e giù da Trento, in continua apprensione, sperando di trovare parcheggio nelle vicinanze dell'ospedale.
Io sono stata fortunata, ho potuto partorire a Cavalese, evitando il trasporto in elicottero in pieno travaglio. Già non è per niente piacevole appena partorito, non oso pensare a quelle povere mamme che sono salite in travaglio. Per non parlare poi del distacco da mio figlio, sono passate diverse ore prima che avessimo sue notizie e potessimo vederlo. Per finire un po' di tempo dopo, mi è anche arrivato il ticket da pagare, 36,15 euro, con partecipazione per trasporto e il soccorso. Non è per i 36 euro che mi ha dato fastidio, ma la dicitura riportata. La informiamo che per il presente trasporto il servizio sanitario provinciale ha sostenuto il conto di 3.500 euro. Come se avessi chiesto io di essere portata a Trento e come se fosse colpa nostra se nostro figlio ha deciso di nascere nell'orario in cui il pediatra non c'era. Il ticket non l'ho pagato, in quanto non era dovuto, ci ha pensato l'ostetrica che mi ha seguito nel parto a sistemare le cose. Chiedo cortesemente che se decidi di leggere in pubblico questo annuncio, il mio nome non venga detto, grazie. Spero anche che questa mia dichiarazione serva a far capire che disagio enorme stanno causando con queste manovre. Allora, sto per leggere un'email che abbiamo mandato e quindi è certificata, perché passa dai server e si può verificare in qualsiasi momento, all'assessore Zeni. A seguito verrà letta la testimonianza che assieme a questa mail abbiamo inviato e per finire la risposta dell'assessore Zeni. È il 5 dicembre 2016, alle 12:24. Oggetto dell'email. Ammettiamolo, la decisione è presa da tempo. Il punto nascita di Fiemme Fassa chiude. Buongiorno Luca. Onde evitare di perderle, abbiamo raggruppato qui le ultime informazioni utili e verificate, nella speranza che tu possa smuovere chi di dovere in APSS, nell'azienda sanitaria. In allegato troverai una testimonianza recente che in una società attenta alla famiglia e all'aumento della natalità dovrebbe bastare per rilanciare l'energia necessaria per completare l'opera di riapertura dei servizi sospesi. Dicembre 2013. Ecco come si presentava l'ospedale di Cavalese. Nell'anno 2013 l'ospedale di Cavalese era il meglio gestito, costo per letto il meglio gestito, ed era il terzo polo chirurgico di tutta la provincia, con l'utilizzo e occupazione delle sale operatorie del 100%. Il punto nascita era aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, assicurando la presenza del ginecologo, del pediatra e dell'anestesista giorno e notte per tutti. Il reparto di pediatria funzionava a pieno regime, con trasferimenti a Trento solo per i casi più delicati. Per i piccoli traumi, curate in codice bianco, al pronto soccorso, non si pagava il ticket. La partoriente, i bimbi e i pazienti avevano la famiglia vicina per qualsiasi necessità, anche affettiva. Dicembre 2016. La sala operatoria di ginecologia ostetricia è chiusa per la stragrande maggioranza degli interventi. Una donna di qualsiasi età si deve recare 3 o 4 volte a Trento. Il punto nascita è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Tutte le partorienti vengono costrette a recarsi a Santa Chiara di Trento per partorire di notte e nei weekend. La notte sono assenti il ginecologo, il pediatra e l'anestesista per tutti. Pediatria è aperta a orari d'ufficio e vengono trasferiti i bambini anche per patologie leggerissime. Un piccolo trauma in codice bianco o declassato al pronto soccorso costa dai 25 ai 75 euro.
La partoriente, i bimbi o i pazienti adulti subiscono trasferimenti in condizioni di sconforto, talvolta di paura. Le loro famiglie devono sobbarcarsi i costi del viaggio della permanenza a Trento. Assessore, chi è responsabile di tutto ciò? Possiamo credere nella riapertura del punto nascita e il ripristino dei servizi notturni anche per i turisti? In nome di quale strategia dobbiamo accettare la favola dei medici che non vogliono venire a lavorare anche a Cavalese? Dopo un anno che viene negata loro, per un motivo o per l'altro, viene negato loro la mobilità, il reintegro dalla pensione o la rotazione dei medici da Trento agli ospedali di valle, come normale per una sanità trentina solidale. Abbiamo fatto la lista dei pediatri che erano disponibili, non sono più quelli, la faremo alla fine la lista dei pediatri disponibili adesso, ma già allora abbiamo indicato chi era disponibile, i numeri di telefono, come contattarli per cercare di semplificare il tutto. E poi c'era questo allegato è di una ragazza, di una giovane donna di Ziano, Sofia Polo, che ha dato il nome, ha dato il cognome e che adesso verrà letta la sua lettera da Margherita, in modo che così capiate cosa sta succedendo. Questo, prima di leggerlo, rendetevi conto che è quello che succederà ancora, perché il punto nascita per il momento è chiuso. Succederà ancora. Non è un film, non è televisione, non sono cose che succedono agli altri. È quello che succederà ogni volta che una persona rischia di partorire, come sta per esservi raccontato. Rischia di partorire, come se fosse il rischio, vuol dire un incidente. Racconto la mia esperienza, sperando che possa essere d'aiuto per salvare il punto nascita di Cavalese e i servizi annessi. Con immensa gioia ho visto per la prima volta, tramite un'ecografia, questa piccola vita che stava crescendo dentro di me. La data presunta per il parto era sabato 29 ottobre 2016. Durante la gravidanza, le chiacchiere che giravano mi davano belle speranze di arrivare a quel sabato senza dovermi recare a Trento per il parto, ma di potermi fermare a Cavalese senza problemi di orari e senza problemi di giorni festivi o feriali. Ma più si avvicinava la data e più le speranze si spegnevano, più passava il tempo e meno ci speravo. Arrivati a quel sabato 29, come un orologio svizzero, la sera è cominciato il travaglio. Con molta calma, verso l'una di notte, mi sono recata all'ospedale di Cavalese. Ero consapevole di essere ancora all'inizio, ma ero terrorizzata dell'idea di essere caricata su un elicottero diretto a Trento e pensare col compagno che doveva scendere in macchina. Avevo paura che, data la situazione, non controllasse la pesantezza del piede sul pedale dell'acceleratore. Sono stata visitata e mi ha consigliato di tornare a casa, ma ha insistito per andare a Trento. Mi sentivo più tranquilla nell'avvicinarmi a un ospedale aperto, con calma, senza fretta. Ho rifiutato di essere accompagnata in ambulanza e ci siamo messi in viaggio verso Trento. È stata abbastanza dura, perché nei momenti delle contrazioni, anche se leggere, bastava una piccola buca o la strada leggermente dissestata che faceva veramente male. Arrivati a Trento, sono stata visitata in pronto soccorso e lì hanno deciso di ricoverarmi per 24 ore. Dicevano che mi avrebbero dimessa il giorno dopo, perché era ancora troppo presto. Mi hanno accompagnata in camera. Erano le ore 3 della notte. Lì mi sono organizzata e mi sono messa a letto, sofferente, ma il male era sopportabile. Alle 4 hanno consigliato al mio compagno di tornare a casa, a Ziano, e dormire, che tanto era tutto fermo e quindi la sua presenza era inutile. Alle ore 7 sono stata visitata, dopo aver passato 3 ore di dolore, da sola. Ho capito che in quelle 3 ore quanto è importante avere una persona vicina che ti offre un supporto morale e ti dà forza. L'ostetrica mi ha detto chiaramente di chiamare il mio compagno, che da lì a poco si entrava in sala parto. Ho chiamato a casa, avvisandolo che poteva partire per tornare a Trento. Era arrivato a casa da 2 ore. L'ostetrica che mi ha seguita durante il parto è stata favolosa,
preparata, dolce, professionale, paziente. Il parto non è stato dei migliori, ci sono state delle complicazioni. Alle ore 12 era tutto pronto e perfetto per far sì che il piccolo nasca, ma date certe complicazioni si è terminato il tutto alle ore 17.30 circa, portando il mio bimbo in terapia intensiva. Io sono uscita dalla sala alle ore 21 abbondanti. Fin qui devo dire che, anche se è stato travagliato, ora che stiamo tutti bene, ne ho un bel ricordo. Ora inizio a raccontarvi la mia permanenza in ospedale dopo il parto. Sono arrivata in camera. Eravamo in quattro mamme coi neonati nella stessa stanza. Stravolta, avevo bisogno di un bagno. Desideravo una doccia. Dopo una ventina di ore di dolore, volevo rilassarmi un attimo sotto una doccia calda. Avevo estremo bisogno di lavarmi. Sono entrata in bagno ed era un macello. Sembrava di essere in un mattatoio, inconcepibile in un ospedale. Il bagno era una schifezza. A terra c'era sangue ovunque. Allorché sono andata in cerca di qualcuno del personale e mi hanno rassicurata, dicendomi che mandavano qualcuno a pulire. Sono venuti a pulire la mattina seguente verso le 9. Sono andata a fare la pipì durante la notte nei bagni dei corridoi. La doccia non l'ho potuta usare fino al giorno seguente. Durante il giorno è un continuo via vai. I visitatori delle altre mamme entrano e escono dalla stanza a qualsiasi ora. C'è solo una tendina per la privacy, ma è impossibile dormire o chiedere aiuto. Sembra di essere una fiera. La notte, avendo il piccolo in terapia intensiva, mi hanno fatto spremere il mio seno a mano per potergli portare del latte. Ho provato per ben 2 ore, dalle ore 3 alle ore 5 del mattino. Per poi, per fortuna, si sono arrese e mi hanno lasciata dormire. Avevo bisogno di dormire. La notte prima non avevo dormito. Durante il giorno ho avuto un parto. Credo che chiunque avrebbe avuto bisogno di dormire in quel momento. Il mattino seguente, per fortuna, mi hanno riportato il mio piccolo, con un ciuccio marrone, sereno. Durante la giornata ho provato più volte ad attaccarlo al seno e lui, bravissimo, si attaccava bene, senza alcun problema. I problemi sono cominciati la sera, quando sono passati a fare l'ultima visita prima di spegnere le luci e la puericultrice ha tolto il ciuccio al bimbo dicendo che non serviva più e che in ospedale ne hanno poco, quindi lo riprendeva. Da lì sono iniziate ore di urla. Impossibile dormire per la terza notte consecutiva per una donna che ha partorito. Alle ore 3 della notte hanno portato il bimbo al nido, facendomi pesare il fatto che il nido non è fatto per portare lì i bimbi quando non dormono, ma un luogo dove seguono le mamme e i piccoli su dubbi e perplessità. Privare di sonno una persona è una tortura. Me lo hanno riportato dopo 2 ore che dormiva, con il ciuccio in bocca. Se mi avessero lasciato il ciuccio fino al giorno seguente, poi me ne avrebbe portato uno il mio compagno e tanti problemi non sarebbero nati, ma nessuno ha voluto ascoltarmi. Il problema maggiore è stato il giorno seguente, quando una doppia pesata hanno visto il bambino non mangiava praticamente nulla. Mi hanno ossessionata con l'allattamento al seno. Il bimbo ormai era sconvolto dalla fame, io dallo stress di tutto il contesto. Non ero tranquilla e non trasmettevo nemmeno tranquillità al piccolo. La notte seguente, quindi la terza notte che eravamo al Santa Chiara, alla quale si aggiunge la notte del trasferimento obbligatorio, si sono decisi finalmente a mettermi a disposizione un tiralatte. Abbiamo scoperto che non era colpa del piccolo se non mangiavo, ma io che non avevo latte. Da notare che il tiralatte ho dovuto studiare come poteva funzionare ad intuito, perché nessuno ha avuto il tempo di spiegarmi. Non penso di essere un'unica mamma che al primo figlio non sa come adoperare certi strumenti. La mattina seguente dovevamo essere dimessi, ma il bimbo soffriva di ittero e volevano trattenerci ancora una giornata. Non potevo fermarmi neanche un istante in più in quella bolgia. Ho firmato le dimissioni e siamo tornati a casa, in valle, dove con molta tranquillità il latte è arrivato ed ho fatto seguire il piccolo al nido di Cavalese, dove ci siamo recati 3 volte per fare degli esami ed è andato sempre tutto a buon fine. A Trento ho un gran disagio. Non perché le ostetriche o le puericultrici non siano brave e competenti, anzi, ma ci sono troppe persone ricoverate in reparto. Non riescono a seguirli tutti. La mattina seguente del parto in corridoio c'erano 2 lettine di 2 future mamme che stavano passando la fase del travaglio, lì con nessun tipo di riservatezza né privacy, esposta allo sguardo di tutti, nell'indifferenza di una città. Un ragazzo del mio paese, che era giù, ha chiesto se la sua compagna ed io potevamo essere trasferiti a Cavalese, così si lasciava il posto a chi non ne aveva. Non è stato possibile.
Al primo cambio pannolino e per qualsiasi gesto verso il neonato ho dovuto arrangiarmi. Devo ringraziare il corso preparto che ho seguito col percorso nascita di Cavalese, nel quale ci hanno insegnato tante cose. Il piccolo sta crescendo. Io mi sono sentita abbandonata, ma credo che una neomamma in quei giorni debba avere più aiuti e considerazione da parte di gente competente, dopo aver partorito. Per alleviare la stanchezza, essere sostenuta, subentrano tanti fattori, anche umani. Perché dobbiamo sentirci abbandonate? Oggi, domenica 4 dicembre, il mio bimbo si è svegliato strillando e mentre cambiavo il pannolino mi sono accorta che aveva un gonfiore all'inguine destro. Mi sono recata in pronto soccorso, velocemente perché so che il pediatra è presente fino alle 12 e non mancava molto. Arrivati lì, è stato visitato da una pediatra carina e disponibile. Nel giro di 10 minuti mi ha spiegato che era un'ernia inguinale, da cose provocate e quando devo preoccuparmi. Se fosse successo un'ora dopo, dovevo andare a Trento per 10 minuti di visita. Ora sono qui a letto, che spero che il piccolo non cominci a piangere di nuovo, perché se esce l'ernia e rimane per più di 2 ore, lo devo caricare in macchina e portarlo a Trento, dove il pediatra gli farà un massaggino e l'ernia tornerà al suo posto per poi tornare a casa. Non è giusto, avendo una struttura cavalese, di arrivare ad una situazione del genere. Ricorderò per sempre quei momenti nei quali avevo bisogno di risposte e non le ho avute. Ricorderò per sempre come mi sono sentita io e chissà quante altre donne di Fiemme, Fassa e Cembra. Mio fratello è diventato papà 40 giorni prima della nascita di mio figlio e sua moglie mi ha raccontato la sua esperienza cavalese, un'isola felice, ma che, a quanto pare, nessuno è capace di proteggere. Abbiamo precisato nella stessa email quanto segue. Siamo pazienti, siamo costruttivi, ma non possiamo lasciare annientare così i tuoi e i nostri sforzi per rispettare tutti i sindacati, i medici, i dirigenti, ma dimenticando che la popolazione subisce la situazione da 12 mesi e si vedrà privare del punto nascita e dei servizi annessi. Concludo confermandoti che è stato proposto alla dottoressa Tenaglia, la facente funzioni primarie al punto nascita di Cavalese, di depositare i documenti necessari per la sua candidatura al primariato di ostetricia ginecologia all'ospedale di Cles. Il colloquio, con effetto immediato per il trasferimento, avrà luogo il 21 dicembre. Capirai che non possiamo segnalare all'infinito le stesse cose senza vedere l'ombra di un ingaggio. Non abbiamo vocazione a rompere equilibri e smuovere folle, ma in questo momento devo credere a Piero, si parla di Piero di Godenz, che tutti i giorni manda, riceve messaggi dal sottoscritto, li manda a Bordon, li manda, pardon, a Zeni, che poi li manda a Bordon e poi ci si ritrova con un pugno di mosche come è stato finora. Ecco, in questo momento devo credere a Piero, che crede a te, e tu credi a Bordon. Mentre le informazioni che ci arrivano dalla base sono semplicemente contrarie. Cosa faresti al posto della gente delle valli? Io so che quello che sto per leggere adesso è la risposta di Luca Zeni e che sia chiaro che nessuno se ne vada da questo posto fino a quando non abbiamo finito tutto il ragionamento, perché quello che sto per leggere sembra incredibile, ma si capirà alla fine che nonostante ciò che sto per leggere, c'è margine affinché le cose migliorino. La risposta di Luca Zeni è stata questa. Caro Alessandro, come ho già avuto modo di sottolineare, negli ultimi mesi c'è stato uno sforzo immane da parte di tutti. La situazione la conosciamo e stiamo proseguendo in una situazione che altri avrebbero già definito accanimento terapeutico e avrebbero mollato. Ti prego davvero di cessare di cercare colpevoli che non ci sono. Non è colpa vostra se nessuno di quelli che avete contattato si è presentato al concorso. Non è colpa di nessuno se un professionista che deve scegliere di spostarsi in un'altra regione con una scelta di vita impegnativa sceglie diversamente. È stato proposto ai pediatri, la rotazione, il posto fisso, tutte le opzioni possibili. In merito all'allegato, siamo consapevoli che il comfort alberghiero al Santa Chiara non è ai livelli degli altri ospedali. Infatti, è in progettazione il nuovo ospedale. Dal racconto ricordo però che, stando a quanto scrive la signora,
essendoci state complicazioni durante il parto, anche con Cavalese a regime, con tutte le figure previste, probabilmente sarebbe stata caricata sull'elicottero e portata a Trento, poiché le situazioni complesse in ogni caso andranno trattate a Trento. Intanto continuiamo a lavorare, evitando le polemiche. Allora, ha ragione. In realtà le abbiamo evitate da subito le polemiche, ma ha ragione. Probabilmente sarebbe stata portata lo stesso, visto la situazione, ma non avrebbe vissuto prima e dopo tutto quello che ha vissuto. E sicuramente ha ragione dicendo che il nuovo ospedale sarà migliore. Ma il nuovo ospedale non c'è per il momento e osiamo sperare che centralizzare tutto a Trento non sia per giustificare il nuovo ospedale. Allora, adesso... Quel giorno lì abbiamo letto nel direttivo questa lettera e abbiamo capito una cosa, che purtroppo né Luca Zeni né il direttor Bordon sono o possono essere sensibili a quello che per noi è essenziale, ad un padre che va e viene 3 volte da Trento, a 3 giorni senza dormire, al fatto che un bambino si trovi separato dalla mamma e si scenda in elicottero o con una automedica, avendo addirittura il ricongiungimento del figlio che è stato portato giù per primo con la mamma il giorno dopo. Una delle nostre mamme ci ha spiegato che quando le hanno portato via il bimbo e molto rapidamente lei ha creduto per un attimo che il bimbo scendesse da solo a Trento, lei ha avuto la sensazione fisica di un braccio che le si stacca. Siamo in una valle che è ancora troppo maschile, siamo gestiti solo o quasi esclusivamente da uomini e non si rendono conto di quello che stanno facendo. Allora, ieri mi pare abbiamo letto di nuovo sui giornali che le associazioni non hanno trovato nessun pediatra e ancora meno dei pediatri neonatologi. Il dottor Flumini di Ancona, il dottor Priora che lavora a Alba, il dottor Giustardi sono tutti e tre dei luminari, sono tutti e tre neonatologi. Il dottor Benigni, che è l'unico che è stato ingaggiato qui, lui, anche lui è stato trovato grazie al lavoro che abbiamo fatto alle interviste su Rai 2 e su Rai 3. Della dottoressa Lopresti non siamo certi e speriamo che si decida a venire quassù, ma per essere proprio precisi, ecco il sogno al quale noi crediamo. Se venisse qui, grazie a tutto il lavoro che abbiamo fatto finora, grazie alle ostetriche che sono qui, grazie alla qualità del reparto, se venisse qui un laureato in medicina e chirurgia, specializzato in pediatria e neonatologia, che da sempre ricopre l'incarico di primario neonatologo in una clinica con 1400 bambini che nascono ogni anno, che si occupa dall'89 dell'umanizzazione delle cure del neonato, che dal 94 al 2000 è stato revisore dei conti della Società Italiana di Pediatria, che dal 2000 coordina il gruppo di lavoro della Società Italiana di Medicina Perinatale, che dal 2002 al 2006 ricopre la carica di vicepresidente della Società Italiana di Medicina Perinatale, uno di quelli che promuove l'allattamento al seno perché è coordinatore nazionale della commissione, addirittura fa parte della Società Italiana di Neonatologia. Sarebbe un sogno. Ci fosse una persona così fra noi, un sogno. È per quello che ci hanno detto che sono fandonie. Non è possibile che una persona venga quassù, che lasci il suo posto da primario per venire quassù. Cerco
il dottor Giustardi. Grazie. Sono venuto a Cavallese perché in questi anni tutto il personale di Cavallese è venuto a formarsi da me a Milano, a Bolzano, e conosco il lavoro che loro hanno fatto e credo che sarebbe bello continuare questo tipo di lavoro. Sicuramente la sicurezza oggi ha messo in difficoltà Cavallese per i pediatri. Io sono stato 2 mesi fa, ho chiesto di fare il gettonato qua per dare una mano, perché mi sono sentito colpito quando ho letto sul giornale i pediatri non esistono. E mi è stato detto che mi avrebbero chiamato, ma sono trascorsi 2 mesi. Adesso io ho fatto la domanda come assistente per stare a Cavallese. E... i pediatri non mancano solo a Cavallese, pensate, tra 2 anni 3.500 andranno in pensione, in tutto il Trentino Alto Adige ci sono gettonati, ci sono primari in pensione, perché non si riescono, anche i piccoli posti della montagna, non si riescono a colmare con i pediatri, quindi è una difficoltà che c'è dappertutto. E sicuramente si ipotizzano l'anestesista, si ipotizza il pediatra, l'infermiere pediatrico, molte ipotesi nel Trentino Alto Adige per cercare di colmare questo problema. E ci sono dei pediatri che vogliono venire, ma io non so perché non sono ancora arrivato. Allora, l'ultima domanda che vorrei fare al dottor Giustardi, ringraziandolo pubblicamente perché, ripeto, capite di chi si tratta, una persona che sta dando formazione in tutta Italia, che ci strapperebbe chiunque se riuscisse a venire qui, ma che pur di non veder chiudere viene qui come assistente, cioè sta ristudiando per fare un esame di concorso, quando... quando sarebbe stata la soluzione già da tempo, perché? Perché lui lavora in collaborazione con dei gettonisti di qualità, capiamoci, così capiamo bene la cosa. I gettonisti sono quelle persone che chiami per una giornata a contratto, in modo che così tu possa coprire le figure che non riesci a trovare per il momento. Ci è stato raccontato, ci è stato detto, ci è stato spiegato che non si possono avere, che non si possono avere, che noi dobbiamo avere 6 pediatri, tutti 6, se possibile tutti 6 dello stesso tipo di concorso in un primo tempo. Adesso si è un po' resa un po' più semplice la cosa, si possono anche mescolare. Ma attenzione, perché a Silandro il 50% sono dei gettonisti? Perché a Cles il 19% sono dei gettonisti? Perché non si può fare in modo che anche qui ci sia un po' più di elasticità? Questo noi stiamo chiedendo adesso, e questa cosa che noi stiamo chiedendo adesso succede anche altrove. E questa domanda che faccio non è retorica e la faccio in modo che sia chiaro e che sia pubblica. Dal 16 di gennaio, il momento in cui è stata fatta il primo contatto fra noi e quando lei poi ha scritto la mail, abbiamo domandato di nuovo a Piero, che ha chiesto a Zeni, che ha chiesto a Bordon se era possibile contattarla. Qualcuno l'ha contattata? No, nessuno. Allora, adesso arriviamo alla parte dove capiamo qual è il margine di manovra, perché adesso abbiamo capito che ci sono i pediatri necessari,
Abbiamo capito che probabilmente c'è anche la volontà necessaria, ma dobbiamo fare in modo di essere compatti e propositivi. Mi scuserete se leggo, ma è solo per essere veramente preciso. Da questo momento in poi, sia chiaro per tutti che se qui non è stato chiuso, è principalmente per tre motivi. Il primo, perché all'interno le ostetriche, il personale tutto, i medici, hanno lottato con le unghie, ci hanno passato delle informazioni che altrimenti non avremmo mai potuto avere, perché hanno fatto una resistenza da valligiani prima ancora che da corpo medico. Siamo in tanti dell'associazione, ma ci metto la faccia volentieri per dire quello che sto per dire. La seconda ragione per la quale non abbiamo chiuso è perché tutti i giorni, tutti i santi giorni, ci si confrontava per trovare una soluzione per cercare di far lavorare come si deve l'azienda sanitaria, e questi contatti li abbiamo avuti tutti i giorni per rimanere a livello provinciale con Piero De Godens, che si è preso tante di quelle bastonate negli ultimi giorni solamente perché tutti i giorni di questi 2 anni, di questi 15 mesi, ha lavorato sotto traccia, senza far vedere a nessuno quello che stava facendo. Siamo apartitici. Ma se io vi faccio vedere il numero di SMS e di WhatsApp e di telefonate che ho fatto e tutte le risposte che ho avuto, c'è di che essere accusato di stalking. Lui ha potuto fare questo, e a un altro livello, sempre sotto traccia, c'è stata una domanda di deroga che è stata fatta. Una domanda che non sarebbe stata possibile se non ci fosse stato il lavoro ancora meno visibile di Mauro Gilmozzi. Le prossime persone che diranno che non ha fatto niente, vengano da me e spiegherò loro che anche gli 11 punti nascita che sono stati riuniti per cercare di avere un organigramma più leggero, una riorganizzazione con meno pediatri necessari, anche quella è frutto del suo lavoro, dove non può neanche dire che l'ha fatto. Stiamo quindi attenti, perché c'è una vera collaborazione, anche con i politici locali. Quello che abbiamo fatto con Zanon, Giovanni, quello che abbiamo fatto con i sindaci, quello che abbiamo fatto finora, è la terza ragione per la quale non è stato chiuso. Perché? Perché ci siete qui voi. Siamo la metà della metà di quelli che andranno il 19 di marzo al Palafiemme a incontrare Luca Zeni. Dobbiamo essere molti di più, dobbiamo fargli capire quello che stiamo per proporre. Se siete d'accordo con ciò che diremo, per favore, portatevi dietro il mondo e per l'ultima volta, perché sarà veramente l'ultima, chiediamogli quanto segue. Questa sera, ufficialmente come associazioni, come gente, come responsabili di strutture, questa sera offriamo al dottor Bordon, direttore dell'azienda sanitaria, e all'assessore Luca Zeni, offriamo la pace e la collaborazione. Diciamo che oggi è il minuto zero dell'ora zero dell'anno zero. Facciamo che ricominciamo adesso, che facciamo il necessario affinché le cose funzionino. Facciamo che da adesso in poi si ricomincia a collaborare. Abbiamo capito le difficoltà dell'assessore Zeni, abbiamo capito le difficoltà del direttore Bordon, e queste le ho capite anche solo ieri, quando mi è stato spiegato che per una commissione che è stata chiesta nel novembre del 2016, ancora oggi non esiste, non ha visto la luce. Ci sono dei tempi biblici
biblici in provincia, ma in azienda sanitaria è pazzesco quello che succede. Noi pensavamo, ma perché eravamo, come dire, ingenui, che fossimo veramente in un'azienda sanitaria, coperti da un'azienda sanitaria che lavora bene, che è veloce, che è rapida, che sa come anticipare i problemi. Ci siamo resi conto che non è così. E probabilmente uno dei nostri errori è stato proprio questo, di immaginare che potessero fare di più e molto meglio, come se fosse una cosa normale. Invece è lentissima, è alambiccata e ci sono lì dentro un sacco di burocrati che frenano. Allora abbiamo capito le difficoltà del direttor Bordone. Speriamo che lui e Zeni abbiano capito le nostre, argomentate, e se non è così ci rivolgiamo nuovamente ai nostri sindaci, al nostro Scario, ai nostri assessori, ai nostri consiglieri provinciali, ognuno con la propria autorità nelle diverse istituzioni. Vi chiediamo, è possibile difendere il punto nascita e i servizi annessi, conoscendo i dettagli e gli aggiornamenti quasi quotidiani? Facciamo un esempio, solo uno. Se voi incontrate domani Luca Zeni e non sapete che ci sono stati due nuovi pediatri che hanno chiesto informazioni e che noi abbiamo inviato questa mail al dottor Guerrera e che lui questa volta ha risposto rapidissimamente, se questo non lo sapete, non gli si può né mettere la pressione né ringraziarli. Vi proponiamo che ci sia un assessore per la Val di Fiemme e un assessore per la Val di Fassa che sia in contatto costante con noi. Non abbiamo bisogno di essere presenti nelle riunioni, ma che uno dei vostri sappia le cose. Glielo dico io, sarà lunga, sarà difficile, sarà tediosa far sta cosa, perché 2, 3, 4 ore al giorno bisogna passarcele, ma dateci una persona della quale vi fidate e con quella persona possiamo cambiare le cose. Dobbiamo incrociare le nostre informazioni. E ancora, abbiamo visto durante tutto l'anno come voi amministratori siete evoluti nel modo di farci fiducia e di far fronte alle istituzioni. Non faccio nomi e cognomi, ma ieri, a nome degli altri sindaci, uno dei sindaci ha cominciato a rispondere dicendo delle cose precise al dottor Bordone. Si è fatto minacciare di querela, ma ha cominciato a dire le cose così com'erano. Ecco. Ci piace tantissimo quest'idea che continuate a essere, come sempre avete fatto in questo anno e mezzo e ancora di più da adesso in poi, la voce del vostro popolo, della vostra gente, anche se ogni tanto vuol dire andare contro a qualcuno che lavora nelle istituzioni. Proponiamo una collaborazione ancora maggiore. Vi assicuriamo la verifica delle informazioni, la possibilità di verificarle voi stessi. Abbiamo dimostrato il massimo rispetto per le istituzioni, continueremo a fare proposte costruttive e voi, come avete fatto sempre di più, fate le vostre, trasformate se le condividete, anzi, se siete d'accordo, fate che diventerete la voce dei valigiani e delle associazioni, una voce istituzionale, anche quando è al limite di ciò che finora è stato possibile. Concretamente, anche tramite voi, chiediamo quanto segue al direttor Bordone e all'assessore Zeni. Atti concreti di assunzione dei pediatri e degli anestesisti, ma cambiando passo, chiamandoli se necessario, trattandoli come degli esseri umani che hanno bisogno di essere rassicurati. È vero che ieri, come avete visto dai giornali, è stata presentata una documentazione alta 4 centimetri, dove c'erano tutte le mail che si erano scambiati, tutti i documenti che sono stati mandati. Ma chi verrebbe da Ancona con moglie e 3 figli, avendo un contatto unico con delle mail? Chi cambia vita se non c'è qualcuno che lo chiama? Anche noi non lo faremmo. E ancora, sono professionisti rari e vanno seguiti e incentivati come si farebbe per uno specialista che ha contemporaneamente più offerte di lavoro fra le quali scegliere. L'incontro con l'assessore Zeni del 19 andrà benissimo se da qui ad allora verrà assicurata la presenza dell'anestesista di notte. L'abbiamo chiesto
il 27 di novembre del 2015. Premurandosi di poter far fronte all'eventualità che nel frattempo ce ne sia uno di quelli già presenti che può trovarsi in congedo maternità o un ricongiungimento familiare. Dopo 13 mesi di attesa, era arrivato qui il quarto anestesista, ma combaciava esattamente col momento in cui uno di loro chiedeva di andarsene. Sfortuna, ma ancora una volta non possiamo più esservi appesi alla fortuna o alla sfortuna. Basta solamente averne uno di riserva e aver voglia di coprirci di notte, qualsiasi cosa ci succeda. E ancora, l'incontro con l'assessore Zeni del 19 marzo, che avrà luogo qui al Palafiemme, andrà benissimo se da qui ad allora verrà assicurata la presenza, l'incontro andrà benissimo se ai candidati verrà garantito il fatto che lavoreranno come richiesto a Cavalese e il loro servizio su Cles Trento Rovereto verrà ridotto al minimo essenziale per conoscere il sistema sanitario trentino. I candidati che ripetiamo sono quelli che abbiamo detto, Flumini, Giustardi, Priora, col dottor Giustardi che può portare altre persone, se possibile recuperare la dottoressa Lopresti e ancora prendere in considerazione le nuove candidature che ci sono da subito, chiamandoli già oggi o domani. L'incontro andrà benissimo se verrà indicata una data precisa, prossima e inamovibile, che sancirà la riapertura del punto nascita 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il mantenimento del punto nascita è l'unico modo per garantire giorno e notte la presenza o la reperibilità dell'anestesista, ginecologo e pediatra, che sono figure necessarie per ogni età, uomo o donna che sia, giorno e notte. Ecco, perché ce l'abbiate in mente, perché possiate parlare quando tornate a casa, in modo che ci sia gente quando sarà il momento, il 19 marzo, all'incontro con l'assessore Zeni. Ecco, le casistiche, alcune delle casistiche, che non possono essere risolte né dall'elicottero né dall'automedica, che non arriverà mai in tempo a Cavalese e ancor meno a Predazzo, Moina e Canazzei. Arresto cardiaco, infarto, incidenti stradali, incidenti gravi, domestici o sul lavoro, shock anafilattici, crisi d'asma acute, distacco di placenta. L'incontro andrà benissimo, se nel frattempo vengono modificati i toni. Siamo noi che chiediamo per favore all'assessore e al dottor Bordon di modificare i toni, trasformando quello che loro hanno definito una manifestazione popolare folcloristica, prima ancora che avesse luogo, e accettando quello che questa sera ha avuto luogo. Questa sera ha avuto luogo, con i nostri limiti di persone che non fanno il lavoro che fanno loro, un manifestiamoci pacifico, informativo e propositivo. L'incontro andrà benissimo, evitando di definirci dei fomentatori di folle, degli accusatori, perché vogliamo fare il capopopolo, o magari in vista di qualche lezione. Accettate la realtà, definendoci semplici valigiani, portavoci generosi e imperfetti di migliaia di altri valigiani, assieme a decine di volontari, a centinaia di aderenti, facenti parte di una miriade di associazioni che credono nell'ultima occasione per evitare che questa valle diventi un dormitorio per soli turisti, giovani e in salute. Perché un poliambulatorio non basta per far fronte alle urgenze di uno shock anafilattico, non basta per un anziano con difficoltà respiratorie o per un bambino in ritenzione urinaria, e dovremmo portarli di nuovo tutti a Trento, e se sono turisti non torneranno più. E adesso segnatevi questa data. Se non vi saranno atti concreti e assicurazioni credibili
Su quanto richiesto, siamo pronti a manifestare a Trento, davanti al Palazzo della Provincia e poi davanti alla sede dell'azienda sanitaria. Ci andremo domenica 26 marzo 2017. Segniamoci la data, perché saremo tantissimi, con molte altre associazioni da tutto il Trentino. Andremo nuovamente in pace, ma saremo più determinati che mai. Il numero di cittadini e valigiani mobilitati sarà la nostra forza e la solidarietà con chiunque agisca per meritarsi l'autonomia sarà la nostra strategia. E allora adesso, conoscendole, avendo fatto tutto il percorso con loro, vorrei che facessimo un applauso, ma non un applauso conclusivo, ma quegli applausi che si fanno a scena aperta quando continua ancora la pièce di teatro. Vorrei che lo facessimo a quelle che di notte pregavano, a quelle che dal venerdì alle 18 fino al lunedì alle 8 incrociavano tutti gli sguardi con chiunque potesse aiutarle, nella speranza che non arrivasse quella donna con un distacco di placenta o con una complicazione ingestibile. Vorrei veramente che vi rendeste conto che da 3 ore, 4 ore, lì dentro si piange, ma non perché si è perso il lavoro, perché il lavoro non si è perso, ma perché si è persa una dimensione del vivere insieme, del mettere al mondo, perché si è persa qualcosa nella quale loro credevano. E noi dobbiamo far capire attraverso questo applauso che possono crederci ancora. Questo applauso va alle ostetriche, alle infermiere, alle puericultrici, alle OSS, al personale, ai medici che stanno resistendo. Non cadiamo nella trappola. Tanti quanti siamo, per favore, non cadiamo nella trappola. Del tutto già scritto e tanto chiudono. Perché non è così che funziona. Avrebbero chiuso 2 anni e mezzo fa. Saremo ancora governati con un assessore come la Borgonovo Re. E attenzione, ci sarebbero state una serie di cose che ci avrebbero tolto da subito la speranza. Non cadete nella trappola. Quelli che questa sera non sono venuti, convincetele a venire la prossima volta.